Con l'inizio del nuovo anno a Pineto al via le nuove piantumazioni arboree. Il primo blocco riguarderà 50 nuovi cipressi. Allora, sì, noi in realtà sono 50 alberi eh, di cui questi primi 10 cipressi che eh, sono. diciamo queste ripiantumazioni sono in linea con due azioni che noi abbiamo già fatto. Uno è l'approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento del Verde. Per cui diciamo ripiantumare è, diventa una regola, anche perché qualche pianta magari si è seccata oppure l'abbiamo dovuta abbattere. Quindi noi ci stiamo attivando affinché il nostro patrimonio arboreo si conservi, si conservi l'esistente. Questo è il principio del regolamento del verde: ma anche regola: tra l'altro il regolamento del verde regola anche il verde dei privati che non potranno fare dei tagli e delle potature così incondizionatamente, in a poco verrà attivato proprio uno sportello del verde e lo pubblicizzeremo. E, mh, queste 10 piante sono 10 cipressi per come inizio perché eh, chiaramente abbiamo qui nel viale via d'annunzio c'erano i cipressi e quindi per, eh, per un, anche un motivo estetico abbiamo rimesso i cipressi ma anche perché questa pianta è una pianta resistente è una pianta che non solleva i marciapiedi e non dà quelle problematiche poi che sulla strada de, di cui i cittadini poi si, si, spesso si lamentano. E cosa sora, gli interventi sono in linea proprio con la mozione da lei presentata poco tempo fa sui cambiamenti climatici? Certo, anche i cambiamenti climatici, certo noi eh, nel mondo siamo una piccola, piccolissima, milionesima parte, però ognuno penso che debba fare e il suo, a ripiantumare, le, le nuove piantumazioni non solo eh, contrastano i cambiamenti climatici, ma ci offrono un'aria un più, più salubre e hanno quindi tutte queste, queste particolarità benefiche di cui i cittadini già sanno. Ecco, questo, queste prime dieci piante. Un altro intervento lo faremo alla pineta Catucci. E sono 25 tamerici come primo intervento. Chiaramente non sarà l'unico intervento che faremo lì, eh, ma queste, queste tamerici ci aiuteranno a contrastare la salsedine, essendo una, una zona verde molto prospiciente al mare. Quindi, eh, come prima azione, dobbiamo, eh, dobbiamo fare creare una barriera.